Verso la fine dell'VIII secolo ci fu una scuola di pensiero che aprì la strada allo sviluppo scientifico e tecnologico. La cosiddetta Casa della Saggezza, la Harvard dell'antichità. Attirò studiosi da tutto il mondo orientale e divenne un nodo centrale per la decodifica dei testi antichi che contenevano i progetti e i modelli di macchine esistite oltre 1000 anni prima. I primi inventori arabi copiarono molti scritti romani e greci, ma fecero di più. Li elaborarono e li svilupparono ulteriormente. Nei manoscritti antichi esistono indizi che dimostrano che gli ingegneri orientali ereditarono la tradizione di costruire automi, l'equivalente antico della robotica. In un libro scritto nel XVI secolo dallo scienziato orientale Taqi al-Din è descritta una macchina misteriosa, una sorta di congegno di sollevamento idraulico avanzato ed estremamente complesso. Si tratta di una pompa monoblocco a 6 cilindri alimentata ad acqua, che utilizza quello che a un occhio moderno sembra una macchina dei nostri tempi, frutto della tecnologia del XX secolo. Questa macchina complessa e impressionante è stata ricostruita da alcuni esperti a Dubai. Questa è la pompa a 6 cilindri di Taqi al-Din. È una pompa idraulica, azionata da una grande ruota, collegata ad un albero a 6 camme distinte. Ogni biella è ancorata all'estremità con una palla appesantita. All'opposto di ciascuna camma c'è un braccio leva con un sostegno al centro e un'articolazione a perno all'altra estremità, realizzata con un pistone verticale. L'estremità superiore di ciascun pistone porta un peso di piombo. La base del cilindro del pistone è dotata di una valvola a scatto. Quando la ruota idraulica gira, i bracci di leva vengono sollevati in successione dalle camme. Poi l'acqua viene tirata su dal pistone attraverso la valvola. Quando la leva viene rilasciata, il peso di piombo eietta l'acqua verso l'alto. L'epoca che va dai fratelli Banu Musa, dei primi del IX secolo, ad Al-Jazari, grandissimo ingegnere e inventore, fino a Taqi al-Din, mostra una straordinaria evoluzione. Il suo nome è Al-Jazari ed è l'autore del trattato di meccanica più importante del mondo islamico. Uno dei più interessanti è il congegno noto come meccanismo di sollevamento dell'acqua numero 3. Fino ad oggi si credeva che questa macchina complessa fosse semplicemente un'idea non realizzata di Al-Jazari, presente nel suo manoscritto in forma abbozzata. E invece, nei pressi del fiume Barada, a Damasco, in Siria, sono stati trovati i resti di una ruota idraulica che sembra essere stata concepita secondo il progetto di Al-Jazari e ci danno un'affascinante idea del suo genio. Al-Jazari era un professionista molto dotato, non si limitava a scrivere la tradizione, la costruiva. Costruita durante il XIII secolo, la ruota idraulica servì la comunità locale per oltre 700 anni. Fornì acqua a un ospedale locale addirittura fino al 1970, a testimonianza della solidità del progetto e della struttura della macchina stessa. Al-Jazari ritornava spesso sulle sue invenzioni e le migliorava. Questo esempio straordinariamente completo si basa sul progetto del meccanismo di sollevamento dell'acqua numero 3. Alla base del congegno c'è lo stesso principio meccanico, ma invece di usare l'acqua... L'uso della biella e il suo inserimento in quello che chiamiamo albero a camme ha rivoluzionato la meccanica e i motori, quali i motori a vapore, quelli diesel e quelli a benzina. Questo semplice componente meccanico permette la conversione del moto rotatorio continuo in moto alternato. Le bielle erano note da secoli, ma il loro utilizzo in un sistema del genere fu una straordinaria innovazione tecnologica. I moderni ingegneri che hanno studiato il progetto di Al-Jazari hanno scoperto che l'asse orizzontale della macchina gira tramite degli ingranaggi e che l'estremità della biella scorre nella barra di connessione, facendola oscillare intorno al cardine, così che le cucchiaie dell'acqua salgano e scendano. Prima che il libro di Al-Jazari venisse tradotto, si credeva che questo sistema fosse un'invenzione dell'Europa del XV secolo. Invece il meccanismo a biella dell'inventore arabo risale a 2 secoli prima.
Alla luce delle ultime notizie, siamo costretti a riconsiderare lo sviluppo dell'ingegneria meccanica dall'antichità fino all'opera di inventori come Leonardo da Vinci. Al-Jazari si ispirò ai grandi geni del passato, come Ctesibio di Alessandria, vissuto intorno al III secolo a.C., il quale iniziò a sviluppare i principi della pompa aspirante. Basandosi su antichi manoscritti, alcuni ingegneri hanno ricostruito la pompa di Ctesibio nel Museo della Tecnologia di Salonicco, in Grecia. Questa invenzione di 2000 anni fa è ancora oggi in uso nei campi del nord Europa. Ecco la pompa idraulica di Ctesibio. È detta a doppio effetto. Consiste in due cilindri, ognuno dei quali contiene un pistone e ha una valvola alla base, una valvola idraulica. I pistoni si muovono grazie a queste maniglie. Quando un pistone sale, espelle l'aria dal cilindro e lo riempie d'acqua. I pistoni si muovono in direzioni opposte, assicurando un flusso d'acqua costante. Viene usata fin dall'antichità come pompa idraulica, ma si può considerare l'antenata del moderno motore a due tempi. Il principio è lo stesso, basta sostituire l'acqua con una miscela di aria e di carburante. 1000 anni dopo, Al-Jazari riprese il principio del progetto di Ctesibio e lo sviluppò ulteriormente. Mentre la macchina di Ctesibio si affidava ancora all'uomo per pompare l'acqua, Al-Jazari applicò ingegnosamente le sue conoscenze meccaniche per creare una pompa completamente automatica, che avrebbe avuto un effetto diretto sullo sviluppo dell'ingegneria moderna e che insieme al sistema a biella sarebbe stato impiegato 500 anni prima della macchina a vapore. Prendiamo il progetto numero 5 di Al-Jazari. È una pompa aspirante a doppia azione. Ha due cilindri con pistoni alternativi a destra e a sinistra. La pompa è azionata da una ruota idraulica che, attraverso un sistema di ingranaggi, guida un gancio oscillante a cui sono attaccate le sbarre dei due pistoni. I pistoni si muovono in orizzontale, diversamente dai cilindri, e ognuno è provvisto di tubi di aspirazione e scarico forniti di valvole. I tubi di scarico sono uniti sopra il centro della macchina, creando una sola uscita per il sistema di irrigazione. I progressi raggiunti da Al-Jazari nella costruzione dei dispositivi idraulici spinsero ben presto altri inventori arabi a creare congegni sempre più avanzati.